In the morning, I'll be fine. In the morning, I'll be right. If I go away. Salve a tutti ragazzi, qui Medara e benvenuti a un nuovo episodio di To The Moon. Allora, eravamo rimasti che dovevamo parlare con i bambini di qua. Parla, dai Watson, parla. Ho detto parla Watson. Watson, parla. Bravo, cos'hai fuori i bambini Watson? Mostratemi la casa, bastardelli. Ehi, vostre madre mi ha detto di farvi vedere, farmi fare un tour della casa. Ok, forse lo faremo. Forse, brutti stanzoni. Penso che ci sia una piccola spinta, tutto qui. Cosa ne pensi, Tommy? Verissimo, che bastardelli che sono davvero. Ditelo chiaramente, cosa volete voi marmocchi? Vogliamo un trilione di dollari. Pure il bastoncino zucchero che la mamma si nasconde. Yeee, bastoncino zucchero. Ercosa. Romanaccio, cattivo. Un gigantesco bastoncino di zucchero se non si può fare altro. Questo è il nome dell'item. Carino. Sono in cucina. Inizio che si vanno a fare giro da casa. Cosa ne dici? Beh, vabbè dai, prendiamoglielo. No, voglio farsi la scala indietro. Ok, quindi vicino alle scale. Tutto questo suona come il preludio di una notte orribile. Preludio di una notte orribile. Nome di una poesia. Invece se questo è lo studio, sto punto in parte delle scale. Esattamente. Ok. Lol, ma quanto cazzo è alta la mamma? Perché non riesce a prenderla? Salta. Deve essere la mancanza di caffè, questo non mi sei arreso, avrei trovato un altro modo. No, continua a saltare stronza, vabbè. Quindi dobbiamo metterci tipo una sedia, si può fare qualcosa con le sedie qua? Ah, questo qua. Ok, quindi si passa su e si prende il bastoncino. Bene. Yeah, e tu vuoi là? È come rubare le caramelle per un bambino. Molto bene. Dai, diamo questo bastoncino di caramella a questi stronzetti. E va bene bambini, ho avuto più difficoltà di quanto pensassi, ma ho trovato il bastone di zucchero. Probabilmente un vecchio di 10 anni, se dico, ma potete usarlo come bastone da passeggio. Yeah! Ok, e va bene, da dove cominciamo? Io lo so, c'è una stanza buffa in cantina. Non mi piace quella stanza buffa. Tipo di che tipo è questa stanza buffa? La vedrai con i tuoi occhi. È stramba, yeah. Dobbiamo trovare la chiave però. Vecchietto lo teniamo dentro il libro nel suo studio. Ok. Qual è il suo studio? Quella scala. Prendiamo qua. Yeah, questo è praticamente uno studio. La stanza dei libri, cioè uno studio. Nel libro è spesso sul lo scaffale qua. Ok. Oh, dipingeva anche il signorino. Ok. La guida per i pellegrini degli origami, volume 1, la chiave per evitare i tagli con la carta. LOL. Fantastica. La guida per i pellegrini degli origami è superata dalla grande Wikipedia. Ah, bello. Wikipedia origamia, come maggiore risorsa di tutta conoscenza del soggetto. Sulla tipica della carta, ora per vedere le missioni e la contenuta apocrifo, se non altro la terribile inaccuratezza di quest'ultima, fornendo inoltre due indiscutibili ed unici vantaggi. Unici vantaggi. Primo, questo libro è fatto di carta, direi. Secondo, fornisce diverse bandane da applicare sui diversi tagli delle carte. Sì. Utile, direi. Continuiamo a leggere, sì. Per divenire un vero maestro degli origami, è assolutamente essenziale che ogni origamo venga portato a termine di 42 mosse. Bello! Nella maggior parte dei tenere degli origami l'utilizzo di forbici che si è dato indecorosa, vergogna, che porta a moglie l'identitivo di Arachiri. Io non sapessi l'Arachiri è il suicidio dei samurai. Basta, finita. La storia di una ragazza che si innamora da Ashlight, di uno zombie che emette un incredibile profumo di margherita quando colpisce la luce solare. Ah, mettiamo a leggere. Ah, la chiave. Vogliamo sapere come nascondere qualcosa. Sì, entro gli inviti zombie. C'è una luce? Fa più meglio con la luce accesa. Very well. Ok, adesso possiamo aprire la stanza buffa nella cantina. Yeah! Ok, accendiamo la luce. Accendiamo la luce prima di inciampare su qualcosa. Volevo già fare da solo. Oh, qua c'è qualcosa. La cassa è chiusa. Bastardo. Penso che sia qua. Una porta chiusa, una porta con la chiave della stanza. E che entriamo dentro. Ci sembra di essere in una grotta. Accendiamo. Oddio! Cos'è sta cosa?
Un coniglio fatto di carta. Ma che cazzo? Un cadiano rotto. Si può passare? No. Cos'è questo? Il peluche di un ornitorinco. Perry! Che animale ripugnante. Stendilo, cosa fa? LOL! Rialzalo. Stendilo. Posso prendere? Prendilo. Ho tenuto un ornitorinco, un giocattolo. Si può fare altro? È inquietante, eh? Si inizia a incasinare la trama qua, L'hai vista? I bambini qua sapere quei conigli? Niente. Il vecchietto non voleva che qualcuno ci entrasse, per cui non gliene abbiamo mai chiesto. Ce ne sono altri ancora lì, è vero. Dove? Dentro il faro abbandonato. È sulla scogliera qui vicino. E vuoi andare a vederlo? Io ho le chiavi. Lasciatemi nominare, non dovreste andare neanche lì. Ricordatemi di non lasciare stare zigliose con un due in giro. Ok. Dove vuoi andare a vedere il faro? Sì, la chiamiamo del faro. C'è parecchio vento. Evernote, ciao Evernote. C'è parecchio vento, ma decisione, vai al faro, per forza. Oh diavolo, sono dottor Watson, un po' di vento non mi farà male. Forse andiamo a farla vedere a quel faro. Beh, dai che andiamo a farla vedere a quel faro. Ma il cammino di diagonale. Ok, si esce per di qua. Penso. No, qua c'è il bagno. Si può fare qualcosa in bagno? Sì, si può fare qua qualcosa. Aprire il rubinetto, sì. Boh, niente di che. A parte fare la gara a casa quando ritorneremo. Ma non importa. Un telefono questo? Sì. Ok. Dai che andiamo al faro, che mi sembra fosse per di qua, dalla intro. Esattamente, eccolo qua. Eccolo lì, sì. Dobbiamo andare a sud per scendere, però. Già, ho dimenticato il mio paracadute. Dobbiamo andare a sud per scendere? In che senso? Quanto a sud? Ci posso riparlare con i bambini? No. Proviamo a fare il giro largo per di qua, allora. No, perché qua non si può andare. Ah, c'è una stradina là in destra. Si vede vagamente, ma c'è una stradina là in destra. Si può? No, non si può andare per di qua. I soliti due cosi là che si... scoiattoli. C'è una stradina là in destra, l'ho vista. Dobbiamo cercare di capire. Ah, ok, per di qua. Eccolo qua, cosa? Il mio pallone da spiaggia, credo di averlo perso. Oh, è comunque brutto. Non lo prenderò mai più. Guardiamo una seconda, non guardate. Ok, fatto. Bene, adesso andiamo a vedere quel faro. Ok. Quindi penso sia per di qua a sto punto. No. No, per forza andare per di qua. Comunque la strada è quella giusta. Sta uscendo del fumo. Che è lo stupido che è stato con la macchina. La tua Rosalinda. Ah, quindi penso sia per di qua il faro a sto punto. Exactly. Oh, uno scoiattolo. Possiamo prendere? Cos'è? Oddio, cos'è? Cos'è? È andato a Pokémon? Calcio tsunami, pugno tornando scatto. Calcio tsunami, no? Cos'è? Fortissimo. È la fine. Ya! Ok, fantastico. Ah, giochi di ruolo, ok. Due super cognati. Chiamiamolo Teddy, ok. Andiamo e basta, l'intera notte rovinata. Fantastico. A voi non piacciono i giochi di ruolo. È un idolo questo.
Ok, faro abbandonato. Ok, andiamo al faro. Aspettate, cosa c'è lì? Non devo parlare, devo andare io, no? Vediamo cos'è qua. In memoria di Rivel o Wise. Rivel Wise. Era la moglie di John? Non so. Forse il faro è proprio qua. Ok. La trama si fa intrigante qua, eh? Beh, sa a livello. Io sarei da solo, non c'è tanto rompimento di coglioni. Oddio, conigli anche qua. Eccoli qua. Ma scusa, i conigli carta quanto vuoi che rimangano qua? Sembra che questo affare non sia in funzione da parecchio tempo. Riesco a prendere quello? È un coniglio di carta colorato. Ehi, questa non era qui quando siamo venuti l'ultima settimana. È vero, Johnny deve essere tornato qui prima di sentirsi male. Due colori, eh? Sono l'unico ad avere un po' di paura di queste cose, vero? Sì, lo sai. Molto bene. Ma che... qualcuno mi sta chiamando. Ah, avrei dovuto immaginarlo. Ok, sta arrivando, bla 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 bla. Penso che l'abbiano chiamato. Ok. Qua si fa intrigante la cosa, eh? Brava mia, rimanete là. Cosa gli hai messo in testa? Cos'è? Bruciava le formiche con la lente di ingrandimento. Vai, usando la luce lunare. Ok, diciamo che stavo dormendo allora. Dio, qualche volta mi viene da usare le mani. Questa sera mi porterei anche fortuna. Ok. Tu lo metto sul divano, indossalo, stiamo per entrare. Stiamo per entrare dove? Inizia. Oddio, cos'è sta cosa? Entriamo nella loro testa. Nella sua testa. Che cazzo? Oddio. Oddio. Ho paura. Fa brutto. Che cazzo? Il suo ultimo ricordo accessibile. Disattiva i dialoghi per tutti i tranne che Johnny. Fatto, possiamo andare. Sì, siamo entrati nella sua testa. Sto posizionando il tempo muovendo il mouse verso la cima dello schermo. Lo pensiamo quando lui è vecchio, non arrivare fin quando era bambina. Figata. Quindi scendiamo giù. Cosa dobbiamo fare? No, no, nello studio. Prima andare prima nello studio. Si può scendere? No, è chiuso. Non si può. Infatti l'unica zona accessibile. Può suonare piano. Ah, l'ha scritta lui questa! Johnny Wise, l'ha scritta lui! Io direi andare a controllare il faro. Per forza. No, è inaccessibile il faro. Ho tagliata sta zona di memoria. Quindi proviamo ad andare per di qua. Ok, ecco di qua, sì. Chi è sta qua? Sua moglie? La moglie Johnny. Che piacevole sorpresa. Non abbiamo molti visitatori da queste parti. Il mio nome è dottor Eva Roseline. Questo è dottor Von Matterhorn. Dottor Lorenzo Von Matterhorn. Vabbè. Dottor Neinvatz. Ne conosce l'agenzia Sigmund di Generazione della Vita? Oh, voi siete dell'agenzia? Che coincidenza, stavo pensando di chiamarvi. Lily, portaci del tè, per favore. La moglie. Lily. Di vero ci ha già chiamati.
No! Che brutto! Stia attendendo di scivolare dalla scogliera, ci tocca ricaricare la sua memoria. No, che brutto! Giusto. Possiamo riavviarle e basta. E dopo il tempo. Voi. Siete qua per portarmi sulla luna, non è così? Sì, John. Immagina sia giunta la mia ora, in fondo. Anche prima di quanto tu creda, in realtà. Dio, ma un po' di gentilezza. Puoi portarmi sulla luna? Noi non possiamo, ma tu potresti esserne capace. Perché vuoi andarci? Non lo so. Bene. Dio, sensibilità proprio sotto i talloni. Quella fama. Ma dai, cazzo. Deve averne un motivo. Scusatemi, ma davvero non lo so. Devo semplicemente farlo. Senti già che questa sarà una lunga rottura di coglioni. Bene, bene. Dai, poverino. E che cosa faremo? Dobbiamo raggiungere la tua infanzia, ma è troppo distante da raggiungere con un solo balzo. Adesso abbiamo bisogno di viaggiare indietro nella tua memoria con piccoli salti graduali. Una volta che ti troviamo dei collegamenti nella tua infanzia, vai tornare direttamente e torneremo da te. Solo allora che devo aiutarci, puoi pensare da bambina a diventare un astronauta. Ora, trovare una catapulta gigante. Il punto è che bisogna fare molto più che dire semplicemente non lo so. Chissà che mi porterete solo una, vi aiuterò in qualsiasi modo possibile. Bene. Io la tengo nella mente. Adesso devo viaggiare nella tua memoria. Ci siamo un oggetto che per te sia importante. Qualche oggetto in cui sei affezionato che possiamo iniziare. Ah, il coniglio! Il coniglio! Nota luna. È un coniglio! Prepara il ricordo. Oddio! Oddio! Se ti ricordo clicca su sala per rovesciare i pezzi. Che cazzo? Che cazzo sta facendo? Che cazzo è? Dovrei viaggiare. Attivare il ricordo, attiva. Che ne sa della mia privacy? Cerchiamo di non violarla fin quanto possiamo. La maggior parte dei casi non c'è nulla da fare. Ok. Coniglio. Oddio! La casa piena di ste robe! C'è anche Perry. Ancora vecchio? Sì. Disattiva la visibilità dell'interattività, se si venisse sarebbe un problematico. Una cosa? L'interattività, ok. Sei contenta ora? Stai ben inquietando, probabilmente avremmo dovuto controllare sul registro per vedere se è psicopatico. L'ha sentita? Sulla parte del suo ricordo. Pilota smette di batterare, cerca un ricordo da usare per viaggiare. Interagisci con l'ambiente per stabilire 5 link mnemonici. Ok ragazzi, direi che per oggi è tutto. Mi sta inquietando. Nota l'orologio.
indietro. Idem. Vabbè, continueremo la prossima volta, ragazzi. Ditemi se vi piace la trama. Ma sinceramente sta iniziando a piacere davvero molto, mi sta intrigando. E anche questo fatto che andremo a ritroso i suoi ricordi per capire un pochettino la sua vita, mi sembra un personaggio davvero che merita di essere conosciuto. Quindi ragazzi, da Melara per il momento è tutto. And stay tuned. Ciao ragazzuoli.